Si è fatta polemica il presidente, la presidente, su questo abbiamo un'idea diversa. Io non ho mai considerato che la grandezza della libertà delle donne fosse potersi far chiamare capatrena. No, io ho pensato che fossero cose più concrete quelle sulle quali bisognava lavorare e per le quali bisognava battersi. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa Per nostra opportuna madre informazione non si fa più comunica questo. che l'appellativo da Coraggio, che mi sta utilizzare per mandando il via. Io Presidente non del prendo Consiglio idea, dei Ministri altrimenti è tutto il finisce signor come Presidente poesia. del Consiglio dei Ministri, Io non onorevole Giorgia presidente, non Meloni, prendo e idea, quanto però si mi legge sono in una permesso di comunicazione che era informare stata il indirizzata Presidente pochi giorni fa dell'Assemblea a tutti i ministeri dal nuovo segretario generale di Palazzo Chigi. Il presidente. Perché? Perché mi piace di più. Sono più maschilista. Vabbè, purtroppo con tutti questi uomini a casa, tre figli maschi. Si è rassegnata. Mi sono rassegnata, grazie. Rispondo molto tranquillamente. Giorgia Meloni si fa chiamare il signor Presidente della Repubblica proprio perché. Il signor Presidente del Consiglio, forse. Scusa, il signor Presidente del Consiglio per. Già l'ha fatta passare Presidente della Repubblica, no? Chissà, un domani, sì. No, perché semplicemente questo declinare al femminile qualunque cosa non è certo la cosa migliore per distinguere una donna. La Presidente del Consiglio. Beh, non sono un amante, però io dico è giusto, visto che è la prima. Facciamo capire che è una donna. Proprio vuole essere chiamata il signor Presidente del Consiglio. È il più grande coming out istituzionale mai fatto nella storia d'Italia. Il Presidente del Consiglio però in realtà è un falso problema. È indifferente, cioè abbiamo problemi ben più grandi di qualificare un presidente. Un presidente è quello che esprime al di là del o là. Il presidente. Perché? Perché il presidente è il presidente. Perché lo chiamiamo il giudice invece di chiamare la giudice? La presidente. Perché? Perché donna. Solo per questo, perché donna, perché mi sembra di sminuirla se la chiamo il presidente. Lei però vorrebbe essere chiamata il Presidente del Consiglio. Io sì, se fosse. No, no, ah, lei. No, lei. Le piacerebbe diventare Presidente non del Consiglio. Mai, non è pure lei. Per sdrammatizzare un po' i problemi più importanti si può disquisire se la Presidente o il Presidente, ma i problemi sono, vabbè, per generalizzare quelli che sappiamo tutti, dalla cara bolletta, l'energia, soprattutto in questi giorni. Però anche in questo caso, o cara o caro bolletta. Si deve pagare. Si deve pagare, purtroppo, sì. Bisognerebbe affrontare tanti altri problemi che ci sono e che andrebbero affrontati con un altro modo, forse. Quindi o il Presidente o la Presidente, l'importante non cambia. La domanda del secolo, vuole sapere qual è? Ma me lo dica, io già ho fatto il secolo scorso, quindi pensa un po', ho fatto anche il millennio scorso. Quello del secolo di mo' qual è? Giorgia Meloni, lei preferisce chiamarla? Il Presidente. Perché? Ma perché è un'istituzione. Poi quello che vanno visti sono i fatti. Eh? Che si mette, scusi? Lei ha detto mi metto cosa? Mi metto le cose perché io ho 95 anni. Ah, le protesi. Mi diceva, mi suggeriva il cameraman Andrea Berardinelli, non è che si è scaricata la batteria, funziona bene l'apparecchio? Sì, funziona, sì. Presidente del Consiglio, che la Presidente. Presidente, ma Giorgia Meloni, a me. Io voto sempre a sinistra, però non dispiace perché bisogna cambiare. Io ho vissuto la guerra dell'Etiopia, poi la seconda guerra mondiale, la guerra delle cose. Sono stato preso dai tedeschi e portato oltre una fronda a caricare i feriti perché io ero sfollato qua a Caprara dove c'era il lazzaretto.